Ehi la ciurma, io sono Mattia Testa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Road. Scusate, il microfono era un pochettino distante, effettivamente mi stavo dimenticando cosa è importante, ma probabilmente mi dimenticherò un sacco di cose importanti perché sono parecchi, parecchi, parecchi giorni che non registro Imperator Road. Ci sono state le vacanze natalizie. Spero abbiate passato serenamente con i vostri familiari e con chi vi piaceva di più. Mi manca un comandante qua. Vabbè. E nulla, quindi è un po' che non gioco Imperator Rome e non ricordo assolutamente nulla di dove ci eravamo lasciati. Allora, siamo innanzitutto una grande potenza a livello della scacchiera, ecco, internazionale, ma ancora molto è da fare, insomma, perché Roma, Cartagine sono davvero molto molto importanti. L'impero Seleucide e la Frigia sono ancora dei vicini un pochettino fastidiosi. Natolanti lo sta diventando e presto dovremo comunque affrontare la Mauria, che è un avversario davvero parecchio problematico al momento. Allora, i possibili fronti di espansione sono comunque in questa zona qua della penisola arabica, diciamo, e del Corno d'Africa. Il morto del governatore della Tracia. Ma sono entrambe delle espansioni non particolarmente proficue, ecco, sono solo delle. Sono un po' un map painting perché non ci dà grandi vantaggi, ecco, da nessun punto di vista, perché comunque sono territori poco ricchi e poco interessanti, ecco, per cui in assenza di altro ci espanderemo in quella direzione, ma vedremo un pochettino. Allora, ammiraglio del Nononauticon, ma il Nononauticon che cos'è che era? Era uno di quelli stupidi o era un nauticon importante? Sesto, ottavo, Nononauticon, era uno di quelli stupidi, c'è cioè uno Scorned Family, ovviamente. Timolidi e Garashtratidi. Allora, vediamo se abbiamo qualche Timolide o qualche Garashtratide qua da mettere. Allora, ci ficchiamo un timore di questo qua, va benissimo. National tax più 10%, va bene, anche abbiamo tutto questo bisogno di soldi. Che differenza c'è tra questo e questo? Ah, questo è migliore, 637, ma solo perché abbiamo crafting. Perché dovrebbe guadagnare lui dei soldi? No, aspetta, facciamo così. Ah, perché gli diamo dei soldi, ma ci aumenta la lealtà. Non è che ci interessa particolarmente la lealtà in questo momento. Abbiamo bisogno di Garashtratidi. Mettiamo questo. Ah, perché è morto un comandante qua. Ce n'era uno discretamente forte, mi pare di averlo visto. Sì, questo qua, mettiamo lui. Possiamo prendere delle nuove invenzioni. Abbiamo problemi sempre con i pretendenti perché abbiamo il nostro figliuolo che è un po' troppo piccino. È piccina, ha 9 anni. Chi che tra l'altro era quello che potevamo scegliere per Tutor Her? Ma is not adult. Infatti, ma mia figlia non è adulta. Oh, vabbè. Detto questo, allora vediamo un attimo qua come sta messa Cartagine, come sta messa la Frigia. Dobbiamo sempre stare attenti, insomma, alle situazioni che ci circondano. Ok, è morto qualcuno di nuovo al capo del provincia di Dedan. C'è qualche Scorned Family? Non mi sembra al momento. Allora, mettiamo questo. No, grazie. Nulla, stavamo dicendo invece di Cartagine, che secondo me è 91 corti non è neanche infattibile.
È 1400, però 91 corti e 1400 vuol dire tantissime, un'impresa davvero non indifferente. E in più queste province ancora non sono nostre, direi che rimanderemo Cartagine ancora un'altra volta. Colonize, 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 qua non possiamo colonizzare nulla purtroppo, ma presto si potrà. Invece, allora, la Frigia non si può ed si potrebbe anche in realtà, 109. L'unico problema è che ha tantissimi subjects davvero, quindi sarebbe una guerra molto, 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 molto impegnativa. L'impero Seleucide. Cosa? L'impero Seleucide ha così poche coorti, così pochi soldi. Sono di nuovo in guerra civile, ma perché sono di nuovo in guerra civile? Comunque è una cosa molto importante questa, che abbia così poco manpower, così poche corti e così pochi soldi. Cioè, non sono pochissimi soldi, perché comunque mercenari ne prendi in questo modo, ma sono alleati con l'Albania e con la Mesopotamia Superior. L'Albania non era una roba troppo fastidiosa, qua su in C. Ah, 68. Mesopotamia Superior 25. Oh, tutti insieme sono parecchi, eh? Perché sono più di 100 e passa. Ma tra l'altro, perché Regional Power? Perché è sceso a Regional Power. Mentre invece noi siamo Major Power, quindi possiamo allearci solo con i Major Power. Ma noi, per esempio, possiamo allearci con. No, perché è un competitive power. Ma computing power. Non c'è nessuno con cui possiamo allearci. La Mauria? No, perché siamo troppo lontani. E poi tra l'altro non sono nel nostro stesso livello. Ma non c'è nessuno quindi con cui possiamo allearci in questo momento. Autocratic Monarchy, la Taulantia è un regional power. La Tracia invece no, ma non ci vorrà mai. Too many relations. Ma perché per esempio. Vabbè, loro ci odiano anche in realtà tantissimo. Non c'è modo di allearci con nessuno. Però direi che a questo punto. No, la Frigia no, è un caso perso. Sono tutte delle guerre parecchio complicate. Però è che dovrei gestire davvero tantissime, tantissime, tantissime truppe in questa zona qua. Che non è un problema dal punto di vista economico, perché di soldi ne guadagniamo parecchi. 50 al mese. Manpower, siamo a posto parecchio. Credo che sarebbe davvero molto più conveniente mantenere delle. Cioè fare delle guerre in base. Non lo so. Mi spiace, ragazzi, che sto temporeggiando così tanto, ma è un piatto molto succoso il fatto di avere l'impero Seleucide così debole in questo momento. Però non ho così tanti eserciti da poter andare tranquillo e dire, beh, andiamo tutti là. Allora, i miei eserciti importanti è che ho tante truppe dislocate qua in traccia, anche devo dire. Allora, ho più di 60.000 uomini qua in traccia e non mi è così importante difendere tutta quella roba in forze così ingenti. Oh, direi che questi 60.000 posso anche spostarli, eh? Questa zona, più che altro che penso, è tutte zone in cui prendo un attrito incredibile. E che non so, tra l'altro, loro da che parte possono sbucarmi. Quindi direi che comunque.
Non posso sfornire troppo nessun confine perché ho paura che mi sfondino da altri punti. Cioè, posso togliere questi 15.000 e questi 28.000, facciamo. E li mandiamo in qua. E per poi fare cosa? Altre tre. Devo fare più truppe, devo fare più truppe per forza. Non abbiamo nessuna informazione su come sono disposte le loro truppe, quindi direi che facciamo 5 per 3, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poi, allora, degli psiloi, facciamo anche 15 psiloi e il resto lo facciamo di... Il resto lo facciamo tra cavalli, ne faccio due luna, cavalleria leggera, 2 per 3 sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il resto andiamo invece di... Oh, qua sono tutte zone di cavalli, buono. Il resto andiamo invece di fanteria leggera. Che però sono, quindi se ho fatto 15, 15 sono 30 e sono a metà, ce ne mancano 30, di cui 26, 24. Spero di non sbagliare i conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E niente, adesso avremo bisogno di ripigliarci un po' con il manpower. Allora, le nostre triremi, invece... Ah, queste 72 triremi, le mandiamo... a pigliare questi 28. A pigliare i 18, va che è meglio. Abbiamo speso 100.000 di... cioè... sì, 100.000 uomini. Qua, dovrò di nuovo usare la tirannia per aumentare il discorso, perché la legittimità continua a cadere per il supporto al pretendente. Nessuno supporta mio figlio, nessuno vuole che mio figlio... Chi sono? Taulantia? Taulantia, scusa, Taulantia e Frigio sono in guerra? Da quando? Cipro, Paflagonia e Taulantia, davvero? Ma perché questo? Take Pamphylia. Pamphylia. E Cipro che ha dichiarato guerra alla Frigia. Kaiser, che cosa produce Cipro? No, non Simple Terrain, è questo. Metallo, legno, olive e vetro. Come ha messo Cipro?
scusatemi, Cipro sta garantendo ai Macedoni la cilicia e la caria? Con Paflagonia e Taulantia. Oddio. Taulantia è messa malissimo. Cipro non è messo così bene. Però il problema è che picchiare la Taulantia vorrebbe dire aiutare Roma. E questo non mi piace. Sarebbe più comodo invece picchiare la Frigia. Che però ha tante corti in questo momento, ma non ha manpower. E quanti soldi ha? Non ha tantissimi soldi, ma non ne ha neanche pochi. Abbiamo visto con la Giudea lo scorso giro. Non vorrei fare il passo più lungo della gamba, è quello il discorso. No, sono di sicuro più pronto a una guerra contro la Frigia, che non contro l'impero Seleucide. Ma comunque 109 corti sono 109 corti. Beh, intanto raduniamo un po' tutta questa gente. Allora, abbiamo detto che ci servono 10 meno 8 di questi per ogni 2, 4, 7 e 1, 8. E li mandiamo. C'è un posto dove non prendono troppo attrito? No, li prendono ovunque. È fortissimo. Vabbè, andate qua. Voi 8. C'è qualche altro posto più vicino? No. Tutti i postacci. Allora facciamo che. No, allora facciamo questi qua. Questi posti qua, allora. Prima da 8 va là. Ma mi ha preso solo quelle, non mi ha preso le altre. Ah, voi 8 andate qua. Poi 1, 2, 3. Cinque, sei, sette, otto. Fanno qua e 1, 2, no, 1, 2, vanno in quest'altro qua, dove qua che cosa abbiamo? Abbiamo un arciere. Iniziamo a spostare questa gente qua che prende attrito, poi capiamo un attimo come spostare gli altri. Mi sa che andrò contro. Non lo so. Mi sa che andrò contro la Frigia a sto punto. Visto che la situazione è la presente, ma. No, Macedonia. Dov'è la Frigia qua? Quante navi hanno? 93 navi. Noi quante ne abbiamo? Ne abbiamo molte meno, mi sa, eh. 99. Devo costruire anche parecchie navi. Allora. Trieres. Posso costruirle solo là? Mi sa di sì, mi sa di sì. 1, 2, 3, 4, 5. Altre 5, 1,
No, 2, 3, 4, 5. E arriviamo ad avere la main fleet di 93. Farei ancora 1, 2, 3, 4. Ancora te. 4, 5. E 1. 2, 3, 4, 5. Ok. Allora, abbiamo bisogno di 5 arcieri, no? Questi sono 5 arcieri? No. Allora, 1, 2. 3, 4, 5. E 5 ce li mandiamo qua. Allora, qua facciamo un po' di ordine anche. Allora, 3 e 2, 5. Questi sono 5 e questi sono anche 5. Sì, ce ne sono un sacco di eserciti che mancano di generale. Ok, allora questi intanto li muoviamo via perché... Vabbè, andate qua intanto. Poi faremo un incontro di... Scusate, avevo dimenticato una sveglia attiva. Faremo un incontro là di navi. Perché questo non si sta muovendo? Devi andare qua. Ok, ce ne sono altri che non si stanno muovendo? No, si stanno tutti muovendo, dai. Ok, pian pianino. Ma detto questo, io vi saluto perché l'episodio sta durando già abbastanza, quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao!